Siamo a Prato, a Manifatture Cinema, che è una struttura nata da poco per la realizzazione di film, cortometraggi, documentari, una specie di piccola cinecittà Sì. pratese. Tu sei Un ospite di grosso ufficio di produzione, un mi grosso sembra. ufficio di produzione, tra l'altro con uno spazio Molto, molto importante. ampio, molto ampio. E mi veniva in mente che tu con Prato hai dei rapporti che sono legati al tuo sceneggiatore storico, Ma perché... ho due grosse amicizie. Certamente un'amicizia è un bellissimo ricordo, è il mio sceneggiatore Piero De Bernardi, che insieme con Leo Benvenuti scrissero con me la maggior parte dei film. Poi anche con Piero da solo abbiamo scritto Ma che colpa abbiamo noi, abbiamo scritto Grande, grosso e Verdone, che è stato Esatto, l'ultimo sì. film. Però ho sempre un bellissimo ricordo di questo pratese d'eccellenza, perché è stato uno dei padri della grande sceneggiatura della commedia italiana. E soprattutto lui e Benvenuti mi hanno insegnato a scrivere il copione cinematografico, perché prima, chiaramente all'inizio, venivo dal teatro, quindi avevo una scrittura diversa da quella cinematografica, quindi quella teatrale, quella per gli sketch televisivi, però scrivere per il cinema è tutt'altra cosa. Ecco, quindi avevo una grande esperienza, quindi insieme con Leo Benvenuti, A Punta Sieve. nato a Pontassieve, però ha frequentato anche lui tantissimo Prato, Firenze soprattutto. E, insomma, alla fine con due toscani E curiosamente anche l'altro sceneggiatore per un paio di episodi, che era Giovanni Giovanni Veronesi, non possiamo dimenticarlo, perché a parte il fatto che è uno dei miei migliori amici, ma con lui ho fatto i tre manuali d'amore, ho fatto Italians. Quindi ho un bel ricordo di Giovanni. E poi Giovanni ha scritto con me C'era un cinese in coma. Certo. E quindi io sono molto orgoglioso di quel film. Poi gli abbiamo dato. E c'era là molto del cinismo. Infatti il film è una commedia molto molto amara, il cinismo toscano. Poi quell'ambiente, Giovanni lo conosceva benissimo, l'ambiente degli agenti, di comici, degli agenti teatrali, di quelli che portano l'attore da un locale a un locale. E quindi era tutto, capito? E l'altro pratese, che è Francesco Nuti, che era appunto uno dei grandi pilastri della commedia degli anni Ottanta, e tuttora, Perché insomma, le combatte, idee, sì, poverino, combatte. auguriamogli sempre tutto il bene di questo mondo. Beh, con lui io non ho avuto molto, non ho avuto modo di lavorare. Eravamo amici, lui è venuto a casa mia, io sono andato a casa sua. Ci si frequentava, poi la frequentazione si è interrotta quando a un certo punto ci sono stati dei problemi. A tutt'oggi purtroppo non ho l'occasione di vederlo, ecco, di incontrarlo. Comunque, Nuti è anche personaggio importante, perché ha dato forma a una comicità diversa, favolistica certe volte. Strizzava gli occhi soprattutto anche a certi film americani, quindi c'era uno strano sincretismo tra dialetto toscano, girato un po' all'americana, Esatto. atmosfere sicuramente un po' da Sì. commedia notturna americana, perché lui era un uomo che viveva soprattutto Molto, la sì. notte, però aveva un suo stile, indubbio, aveva un grande senso dell'immagine, ha un grande senso Sì, è stato dell'immagine, uno io di gli quelli auguro con tutto il maggiore meglio. senso proprio del Certo. cinema, se vuoi. Sì, era quasi Assolutamente, commedia anni 30. assolutamente, assolutamente, E assolutamente, curiosamente tu, allora, parte della tua famiglia viene da Siena, e Siena è sempre stata importante per sta te. Toscana La ormai Toscana l'hai imperversa. esplorata in molti aspetti, hai girato Al lupo al lupo, hai girato parte di molti tuoi film in Toscana. Prato è un po' un oggetto strano, perché poi appunto non è Firenze, ma ha delle caratteristiche tutte sue. Sembra un film surreale, perché io sono entrato e ho visto tanta gente in bicicletta, dico, vedi, dico ancora c'è la poesia della Bea. Poi mi guardano tutti i cinesi, mi sembrava di star A Xi'an, siccome non Pechino. poco tempo fa sono andato in Cina, l'ho Certo. vista tutta praticamente, con queste biciclette, a un certo punto mi ha fatto un effetto strano vedere questa architettura tipicamente toscana, con queste strade, queste persiane toscane, e tutti questi cinesi, vabbè, lo sappiamo che ci sono qua i cinesi per
per l'industria del tessile. Era un cinese in bici, quell'altro in dice, non ce ne sono come. Tanto Prato, città di Clara Calamai, una delle attrici più importanti, in fondo ha quasi fatto nascere il neorealismo con le sue vestaglie. Assolutamente, assolutamente, sì, sì, è vero, è vero, è vero. E poi di tanto in tanto ci sono stati dei personaggi pratesi importanti, non soltanto appunto non soltanto Malaparte nella letteratura, e non soltanto scrittori. D'Annunzio ha studiato qui. D'Annunzio no? Ha studiato a pochi metri da qui dove siamo adesso, al Collegio Cicognini. E poi ci sono scrittori, perché c'è Sandro Veronesi, c'è Edoardo Nesi, che sono scrittori importanti. Quindi insomma c'è. È una città viva, dai, è una città viva. Ecco, dovessi dire altre due folgorazioni nella tua vita di attrice che ti hanno colpito proprio, hai detto caspita, questo non me l'aspettavo che mi venisse fuori così, che desse quest'anima di quelle di attrici con che hanno con te, sì. Beh, per esempio, vabbè, Claudia Gerini in Viaggi di nozze, non mi aspettavo che potesse dare quella potenza a quel personaggio con in perfetta sintonia con me, insomma. Claudia è piena di ironia, quindi riesce perfettamente a capire quello che voglio, siamo un po' sulle stesse onde, e quindi è stato sempre un grosso piacere sia fare Viaggi di nozze, sia fare Iris Blonde, che è meno caratterizzato, è una commedia anche dolente se vogliamo, però lei è stata molto brava lì. E poi siamo ritornati di nuovo a divertirci con i caratteri, con il grande, grosso e Verdone. E poi sicuramente Margherita Bui. Margherita Bui è stato un pilastro importantissimo per la riuscita di Maledetto giorno che ti ho incontrato, che è un film che ha tanto di non commedia all'italiana, perché innanzitutto è stato girato quasi tutto in Inghilterra, in Cornovaglia, poi a Londra, e poi c'è la parte italiana in Milano. Quindi mi sono deromanizzato e mi ha aiutato tutto questo a recitare in maniera differente. Anche avere Margherita accanto a me mi ha aiutato a recitare in maniera differente. Infatti non c'è mai nulla di dialettale, la commedia fa ridere, era scritta molto bene. È stata una partner che mi ha esaltato, ecco, questo lavoro, quindi la ringrazio ancora, ringrazio tutte queste attrici che mi hanno aiutato. Con cui vorresti lavorare, a parte che se vuoi la prendi, quindi insomma. Ma no, se la prendi, insomma, adesso ce ne sono tante di brava, adesso non voglio far torto a nessuno. Però di donne, ecco, sono curioso di sapere chi hai visto, magari in un film straniero che ti ha colpito, che ne so, una che dici vorrei un giorno, che ne so, da Jessica Chastain a. Beh, il sogno grosso è poter lavorare un giorno, scrivere un bel copione e farglielo accettare a Mary Streep, quello sarebbe il massimo. E poi un altro sogno sarebbe poter ripescare il povero Kevin Spacey, che secondo me, bravo, con tutto quello che ha avuto, adesso avrà anche spiato con tutto quello che gli è insomma successo, credo anche che si sia curato in qualche maniera, no? da queste pulsioni. Però Kevin Spacey è un attore talmente gigantesco, ma talmente importante, forse il più grande attore che c'era veramente a livello mondiale, che trovo profondamente triste che un attore così debba scomparire con quel timbro dietro. Gli va data una seconda chance, secondo me. D'accordissimo. Che mi piacerebbe tanto, ecco. Fa la storia dei due fratelli, uno americano e uno italiano, sarebbe. Fra l'altro ci abbiamo una vaghissima somiglianza. Fantastico, questo sarebbe meraviglioso. Anche perché lui penso che sia stempiato come me, solo che c'è un riporto di parrucchiera. Cioè, vabbè, poi anche di carisma, tutti e due. Assolutamente. Importanti. Sarebbe fantastico, guarda. E, sì, infatti che impressione ti ha lasciato tutta questa vicenda del Me Too, delle accuse? Io credo che ormai sia stato detto tutto e fatto tutto. Il coperchio si è alzato. Molti sono stati, come dire, allontanati, stanno espiando, hanno espiato la loro cosa, però è stato un segnale
per dire, insomma, vediamo in modo diverso anche la donna, non facciamo sempre, perché sono aggressioni poi alla fine, capito? Sono trattare un'attrice come un oggetto. Ora, ci sarà anche qualcuna che forse dopo tanti anni ha calcato la mano, forse per visibilità, però io credo che nella buona fede che la maggior parte di loro veramente hanno avuto delle brutte esperienze. Però c'è anche da dire una cosa, che non è che tutto il mondo del cinema è una schifezza, non è vero. Ci sono tante persone che sono dei galantuomini, sono delle persone molto per bene, ma molto per bene. Io ne conosco tanti di persone che sono veramente per bene. Certamente c'è qualche mela marcia, è così. Però dopo quello che è successo, ed è stato un bene, credo che prima di riprovare a fare una cosa del genere ci pensi no 10, ma 100 volte. Perché poi la tua carriera, come puoi vedere, viene stroncata all'istante dall'opinione pubblica. Non è una bella cosa, ecco, finire sui giornali per una cosa del genere, come quella che è successa a Weinstein, no? Io tifo per Egitto, perché conosco Salah, è mio amico, insomma, Tuo amico sarà. sì. E allora tifo per lui. Non so come è finita la partita con Non lo l'Uruguay. sa, erano 0-0, stava finendo 0-0, Salah non era entrato. Non era Non entrato, era ancora entrato, lo risparmiano vabbè, lo forse. risparmiano forse. È un grande comunque Salah, che è stato a Firenze, Come ha no, dato gli ultimi ce momenti di gioia a Firenze. l'ha. Firenze e Roma, peccato. Sì, ha Per. perso 1-0 Ah. e quindi deve giocare la prossima partita a tutti i costi. Poi c'è poco da fare, c'è un giocatore che secondo me è fantastico, è Harry Kane dell'Inghilterra. Giocatore di Ronaldo e Messi, ne abbiamo già parlato, ecco, ma Kane in questo momento è un fuoriclasse assoluto. Non Quindi Mbappé invece della Francia, Kane è veramente forte. Kane è veramente superbo. È il giocatore perché ha che fisicità, mi velocità. piacerebbe tanto vedere a Roma, ma poi quando ho letto che è valutato 200 milioni, ho detto vabbè, ciao cuore, va. Ringrazio Grazie a tantissimo, è voi. stato fantastico.